Buon pomeriggio, bentornati a Segreti per voi. Oggi vi vogliamo parlare ancora una volta di esoterismo, in modo particolare di cartomanzia. Abbiamo già trattato varie volte questo argomento e ha avuto davvero un grandissimo successo. Migliaia di lettere, non esagero, sono proprio arrivate all'indirizzo di Silvio Rossetti, che noi abbiamo deciso così di rinvitare per il volere delle nostre telespettatrici. Cioè, Silvio. Anzi, buongiorno Antonella e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Anzi, volevo anche scusarmi con gli ascoltatori perché devo ancora rispondere a molte lettere, quindi se hanno un momentino di ritardo nel ricevere la posta, abbiate pazienza, ma ho solamente due mani e una testa, per cui risponderò a tutti. Senti, parliamo appunto di cartomanzia, ancora una volta, sì. E di carte. Tu usi, e l'abbiamo già detto altre volte, dei tarocchi egiziani, che sono delle carte speciali e che differenza hanno con quelle tradizionali, cioè c'è comunque il sole, l'imperatrice. Sì, gli arcani sono i soliti, 22 minori e 52, 22 maggiori e 52 minori. Quante sono tutte queste 78, carte? 78, sono 52 minori e 22 maggiori. In ogni modo, diciamo questo, che si differenziano da questo fatto che il tarocco egiziano racchiude tutti i tarocchi in commercio, quindi lo spagnolo, il francese e le nereidi, che sono le prime carte dell'Ottocento, che sono simboleggiate con questi segni qua. Quindi chiaramente con tutte queste simbologie possiamo racchiudere un responso completo, ecco.